Niente, veniamo dalla trasferta di Monopoli, diciamo un po' così e così, no? Ci aspettavamo, soprattutto per come è andata la partita, un risultato diverso, però come hai detto tu, guardiamo il lato positivo, abbiamo preso un punto sul Bari. Comunque sì, abbiamo allungato la striscia di risultati utili. Fa male per come è venuto il pareggio, però dobbiamo per forza pensare a domani e sicuramente domani non è una partita semplice perché loro hanno cambiato allenatore, un allenatore bravo e hanno comunque sia sì, rispetto alla gara di andata hanno acquistato giocatori d'esperienza e quindi sarà una partita abbastanza difficile. Salve, buongiorno. Dicevo, proviamo a fare una piccola esercitazione così di algebrica, di matematica. Tre punti sono quelli in palio per vincere. Mancano 8 partite, 3 per 8 fa 24, quindi sono appunto i punti in palio per questo tranche finale di campionato. L'Avellino con che testa soprattutto e con quale volontà va a giocarseli? Diciamo che i calcoli ora si iniziano a fare verso la fine, però a me personalmente non piace farli i calcoli. Io ho sempre detto e lo ribadisco che bisogna pensare partita dopo partita e che ogni partita ha una storia a sé, ogni partita è difficile, sia se giochi con le prime della classe, sia con le ultime, soprattutto in questo periodo qua. Quindi noi ora dobbiamo pensare domani al Potenza, so che magari può essere una frase fatta, però è così, e poi i calcoli man mano andando avanti li faremo. Ciao Mirko, Buongiorno. insomma diciamo anche stendendo in qualche modo un velo pietoso su questo pareggio purtroppo insomma inopinato perché la partita era assolutamente nel vostro pugno, cioè praticamente insomma controllata al massimo, avete avuto l'errore, diciamo, siete state troppo superficiali in avanti, non avete chiuso la gara e quindi purtroppo insomma trascinare questo tipo di gare sull'1-0 fino oltre al 90esimo c'è sempre il rischio di prendere il gol, insomma. Quindi diciamo che tutto sommato l'errore è stato più in fase offensiva che in fase difensiva, perché poi dopo si va a vedere l'ultima fase e non ci si rende conto dell'intero arco del secondo tempo, che, insomma, dove voi non avete chiuso la gara. Ma al di là di questo domani insomma c'è una gara difficilissima perché il Potenza praticamente ha conquistato 11 punti nelle ultime 6 gare, ha anche una tipologia di attacco per quanto ti riguarda insomma molto difficile da controllare perché la coppia Baclé-Mazzeo insomma è una coppia in qualche modo anche sui generis, nel senso che sono due attaccanti che non danno riferimento ai difensori, quindi agili, veloci e quindi molto ma molto esperti, sarà difficilissimo anche una sorta di straordinari da parte del pacchetto difensivo. Sì, no, l'ho detto prima, loro appunto hanno preso Mazzeo, centrocampo Buculo, comunque anche lo stesso Romero, hanno comunque ritrovato un acquisto come Baclé che a inizio anno l'hanno perso per infortuni, quindi l'ho detto prima, è una squadra abbastanza difficile ora da incontrare, anche perché ha cambiato pure il suo modo di giocare, gioca col trequartista, con Di Livio che secondo me è un ottimo giocatore, è lui comunque quello che secondo me dà meno punti di riferimento e quindi dobbiamo stare molto attenti anche e soprattutto in fase difensiva. Poi come hai detto tu prima è giusto che le partite vadano chiuse prima, però purtroppo non mi sento di farne una colpa agli attaccanti o magari a tutta la squadra. È una cosa di cui abbiamo parlato, è una cosa che ogni partita quando sei sul risultato di vantaggio devi comunque mettere in conto che le partite vanno chiuse prima e che ci può essere un episodio a sfavore. Magari delle volte ci è girata bene, poi questa volta ci è girata male. Il tecnico Mirko vi viene sempre molto in bilico, vi cambia tantissimo, soprattutto perché ci sono tanti incontri ravvicinati. Volevo chiedere come vivete questa situazione, questo fatto di non sapere se si è titolari fissi, che si cambia sempre, che non ci sono, ci sono le coppie, ma non ci sono dei titolari fissi appunto. Beh, io l'avevo già detto tempo fa, io penso che il calciatore di per sé deve sempre sentirsi un po' in discussione, quindi questa cosa qui dell'avere dei ricambi, dell'avere delle coppie, permette al mister comunque sia di cambiare delle volte la formazione e comunque permette a noi giocatori di non rilassarci e di non sederci.
e il mister su questo è molto bravo, quindi guai a rilassarsi con lui, e per me e per noi è un bene, soprattutto in una squadra come noi, come l'Avellino, come altre squadre che magari puntano a stare lì in alto, è normale avere in rosa più di 11 titolari, quindi ci sta. Ecco, buongiorno, volevo chiederti, mister Braia non c'era in panchina perché squalificato nell'ultima giornata, come avete analizzato questa partita, e poi rifarmi alle parole di Luigi Silvestri nel post partita, evidenziava come davvero quanto di quello state facendo, il partito che viene cancellato dal pareggio a Monopoli sta facendo accendere una luce in più anche alle squadre avversarie, quindi anche voi dovete compiere uno step di crescita in questo senso, davvero sembrano finali adesso che giocano contro di voi. Sì, ma quando arrivi a questo punto del campionato sono tutte finali, perché poi vedi incontri squadre come il Monopoli che magari devono fare punti salvezza, quindi lo sfogo che ha avuto Gigi ci sta come non ci sta, nel senso loro hanno esultato, è giusto che una squadra segna il 94esimo ed esulti, cioè l'avremmo fatto anche noi, quindi poi su altre dinamiche che lui ha detto sono d'accordo con lui, però noi dobbiamo pensare al campo e dobbiamo pensare a quello che va, che non va, agli errori che commettiamo, alle cose buone che facciamo. È logico che, ti ripeto, vai a affrontare squadre che oggi come oggi si giocano una bella fetta di stagione, e quindi quando vai a affrontare l'Avellino che oggi è secondo in classifica è normale che ti affrontano con un piglio diverso, però penso che a noi ci hanno sempre portato rispetto e noi soprattutto dobbiamo portare rispetto anche alle altre squadre che andiamo ad affrontare. Su Braglia, sul mister, lui purtroppo ha osservato la partita dall'alto, e tante volte osservando la partita dall'alto ti rendi conto anche meglio di alcune cose, ci ha detto alcune cose che non sono andate bene, che noi comunque sia ci eravamo già detti a fine primo tempo, e quindi niente, dobbiamo lavorare, non è che possiamo fare sempre... diciamo, passatemi il termine, bene, cioè ci può stare anche che ogni tanto magari una partita si può sbagliare sotto il profilo del gioco o altro, però siamo qui. Buongiorno, quanto vale questo vantaggio di 5 punti sul Bari? Perché hai detto che non guardate la classifica, non fate caldo, però 5 punti rappresentano in questo momento il tesoretto da conservare. Sì, vale tanto se poi gli dai continuità, altrimenti è talmente minimo che si può accorciare subito. Quindi ripeto, io oggi sono contento di quello che stiamo facendo, che siamo più 5 dal Bari, comunque sia una squadra con tutto rispetto sulla carta molto forte, quindi è un buon vantaggio, però mancano ancora 8 partite, cioè basta che sbagli, stecchi 2 partite e sei di nuovo nel mischione, quindi noi dobbiamo stare concentrati e non dobbiamo permettere che si innescano altre situazioni. Mirko, cosa e come è cambiata la difesa dell'Avellino, visto che sia tu sia Silvestri insomma eravate stati un po' criticati per il vostro rendimento, visti i soliti gol subiti nelle ultime 13 partite? E a proposito di questo, una curiosità che magari lascia il tempo che trova, però insomma, quanto vi ha dato fastidio subire questo gol, perché insomma quando la difesa diventa un bunker, poi andare a prendere anche il gol ogni tanto, so che è tanta roba, però magari può... No, dà fastidio perché poi... Se vai a analizzare, domenica non è concesso quasi nulla a loro, quindi ti dà molto fastidio prenderle così al 94esimo, soprattutto se stavi in vantaggio di 1-0, quindi è fastidioso, soprattutto per me che faccio il difensore, quando prendo gol è rosico, non mi piace mai, quindi vai a analizzare, nelle ultime 13 partite ho preso 3 gol, 2 su calci piazzati, 1 su azione, quindi... C'è qualcosa che insomma vuol dire che stai facendo bene, che stai concedendo poco agli avversari, però lo ripeto anche questo e l'ho detto tempo fa, non è il merito del difensore di Silvestri, di Miceli, di Glianes, di Dosseno, Rocchi, è il merito della squadra, di come viene messa in campo, di come interpreta tutte le partite. Quindi le critiche che sono state fatte a me o ad altri miei compagni, l'ho già detto, ci stanno, fanno parte del gioco, del nostro mestiere, bisogna accettarle e poi bisogna essere noi bravi a saperle trasformare in elogi, devono dare la forza per rendere al meglio, quindi sono contento di come ci siamo ripresi e va bene così. Nico, da settimana in settimana stiamo apprezzando anche le vostre risultanze dopo il gol,
Io mi dissocio. Anche noi a volte sono sempre simpatiche, però danno il peso di quanto si è unito lo spogliatoio ed è molto importante. Volevo sapere una curiosità, come le organizzate in settimana e chi è il coreografo che dobbiamo ringraziare? Diciamo che ormai è una sorta di mantra, ci porta bene, quindi lo si fa. E io forse per abitudine una cosa non vado quasi mai, però è da rivedere dopo, è simpatica. Diciamo che l'organizzatore di tutti è Simone Ciancio insieme a Gigi e Silvestre, comunque quelli che sono lì, che vedete voi nelle sultanze, sono diciamo loro quelli che si mettono lì e organizzano un po' la cosa, però da segno che il gruppo è unito, che il gruppo è affiatato, e poi è normale, quando vinci queste cose risaltano e fanno piacere, è normale che in altri momenti non li puoi fare. Ecco, avete abituato bene, per cui adesso il pareggio fuori casa sembra pure paradossalmente una cosa un'onda, in realtà è un rendimento strepitoso quello di cui siete stati protagonisti, e vi volevo rifare gli ultimi 10 minuti della partita, delle partite, Avellino, Monopoli e Alterno. La classifica era quella che era, in campo avete avuto la percezione che avevate riaperto il campionato, e poi se ritieni che dopo il fine di domenica scorsa sia davvero paradossalmente meglio potersi concentrare sulla lotta per il secondo posto anche a livello di dispendio di energie nel gruppo. Innanzitutto ti dico che noi come squadra l'abbiamo subita come una sconfitta anche noi, perché ti ripeto, prendere gol così ti fa male, e c'hai in mano un buon risultato, un gran risultato, soprattutto per come era venuto su un campo credo difficile, e quindi anche noi come squadra l'abbiamo un po' subita come una sconfitta, però poi va a analizzare il fatto che vieni da tanti risultati utili consecutivi e cerchi di guardare sempre in maniera positiva, perché poi non puoi buttare diciamo all'ortico il lavoro fatto. Quindi ci siamo presi il punto e siamo andati avanti. E per quanto riguarda il pareggio degli ultimi 10 minuti che tu hai detto, noi in campo non sapevamo nulla, cioè non si sapeva che la Ternana stesse perdendo, quindi e nemmeno ci stavamo pensando sinceramente. Si era detto anche prima della partita: andiamo in campo, pensiamo a fare il nostro, e poi quello che viene. Ecco, insomma, dobbiamo pensare, la Ternana ora c'è un bel distacco, però io sono abituato che fino a quando la matematica non ti condanna devi sempre provare e cercare di fare il massimo, e poi se dipende da te è un conto, ma può anche dipendere da altri fattori. Noi abbiamo l'obbligo morale di crederci, poi che sarà primo, secondo, terzo, quarto posto non lo so, però fino a quando la matematica non ci condanna noi dobbiamo dare il tutto per tutto, poi alla fine vedremo. Senti Mirko, guardare il girone di ritorno, insomma, voi siete chiaramente la squadra più forte del campionato, dice la classifica parziale di questo secondo round, praticamente insomma siete addirittura sopra la Ternana. Ecco, quanto vi fa rabbia o insomma vi rammarica questo girone di andata in cui purtroppo, ovviamente per cause non dipendenti dalla vostra volontà, per fortuna insomma, gli infortuni, per esempio penso a Enrico che non l'avete mai avuto, al Covid e addirittura i due portieri infortunati in contemporanea, insomma questo ecco, in questo senso questo rammarico vi può essere da molla anche positiva per quanto riguarda diciamo l'autostima e la convinzione che insomma essendo almeno alla pari della Ternana questo campionato, a parte che questa coda ve la potete ancora giocare, ma vi dà stimolo ulteriore poi per affrontare i playoff al meglio della propria fiducia, diciamo. Sì, ma è vero che è andata come è andata col fatto del Covid, dei vari infortuni, però questa è una stagione che è nata così, morirà così, e andava messo in preventivo, in conto, quindi è accaduto a noi, poteva accadere anche ad altre squadre, in altre squadre è accaduto. Purtroppo con i se e con i ma non si costruisce niente, purtroppo è andata così e dobbiamo solamente andare avanti. Nel girone di andata abbiamo avuto la fortuna comunque sia di riavere tanti giocatori a disposizione rispetto al girone di andata, e ci sono stati alcuni innesti che ci hanno portato, come ho detto, anche qualità in mezzo al campo e nello spogliatoio. Il rammarico c'è, però noi purtroppo è così e dobbiamo continuare ad andare avanti e pensare a queste otto partite, otto finali che ci rimangono.
quindi per il resto sul passato, su come poteva essere, non so darti una risposta ben precisa. La Ternana penso che sia un gradino sopra tutte quante nel girone, perché penso che abbia una squadra a livello di rosa, parlo, però poi sempre il campo che parla, e noi, come hai detto tu, siamo una delle migliori squadre nel girone di ritorno e l'abbiamo dimostrato sempre sul campo coi fatti e mai a parole, quindi currarci ora di questa cosa qua non va bene, dobbiamo dimostrarlo ancora in queste 8 partite e continuare così.